A lot of people seeking shelter in Germany don't realize how much resources have come to their limits. Bereits jetzt, in der jetzigen Abschiebepraxis, passieren Menschenrechtsverletzungen gegen geflüchteten Menschen. What do you think about the deportation plan? That's what neo-Nazis, what the AfD was always talking about. La Germania è un paese di immigrazione. Oltre 3 milioni di rifugiati e richiedenti asilo vivono qui, più che in ogni altro paese europeo. I migranti sognano la Germania, un paese alla disperata ricerca di manodopera e con sussidi generosi. L'anno scorso però le richieste d'asilo sono aumentate di oltre il 50%, il sistema di accoglienza è andato in crisi. L'estrema destra è in costante ascesa, rimprovera al governo la mala gestione dell'emergenza migranti. In questo contesto il cancelliere Scholz ha preso la storica decisione di inasprire le misure sull'immigrazione. Sono venuta a Berlino per scoprire com'è la situazione, cosa sta cambiando e perché. Il mio punto di partenza è Tegel, un ex aeroporto che le autorità hanno trasformato in un centro profughi nel 2022, quando i rifugiati ucraini arrivavano a migliaia ogni giorno a Berlino. Oggi sono più di un milione. Da aeroporto a campo di rifugiati più grande di tutta la Germania. A Tegel vivono circa 5.000 rifugiati e richiedenti asilo. È stato ampliato più volte, ma è ormai giunto al massimo della capacità. Oggi i rifugiati ospitati qui provengono da tutto il mondo, spiega Monica. È la portavoce dell'Ufficio di Stato per i rifugiati a Berlino. Sarà lei a farmi da guida. This part of the camp was added last year. Because we realized we need additional places, so we built an additional 3,000 places for refugees to stay. In the beginning, this was like a hub, a logistical center where people arrived and from where they would pass on to other destinations. Since then, things have changed because it has become more and more difficult for people to find like private housing in Berlin. Refugees actually stay permanently. La permanenza media a Tegel oggi è di 7 mesi con punte di un anno e i migranti continuano ad arrivare. Il campo si sta riempiendo rapidamente, 7.000 posti sono il massimo, Tegel non si espanderà più. Tutto mi sembra organizzato con il rigore tedesco, ma alcuni richiedenti asilo siriani si lamentano. الغرف فيها تقريبا 16 شخص وحاله فوضى يعني كبيره كثير انا صراحه متفاجئ جدا بالوضع انا هربت من 10 سنين عايش في المخيمات في الاردن يعني بدل ما اقول مثلا تتحسن نفسيتي يعني تحطمت يعني هربت من مخيمات اجيت لمخيمات وضلين هنا نحن هنا ما عندنا نقدر ناكل اجلهم بس الصبح بعد النفطه باقي ما دبغ لا غدا ولا عشاء ولا شيء صار لي 3 شهرين لسه ما نزلنا على السوشيال ما انطونا ليرة بس انا ما عندي شيء اسوي لانه ولا داعي يخلونا شيء نسوي Quasi 300.000 persone hanno fatto richiesta di asilo in Germania nel 2023, il numero più alto dal 2015, quando il paese accolse oltre 1 milione di migranti, principalmente siriani. Gli arrivi sono così alti che i rifugiati sono stati addirittura sistemati in hotel, dove non abbiamo avuto il permesso di filmare. If the demand increases again, what's going to happen? All over Berlin, new building sites are being designated for either temporary container villages and also for permanent new buildings. So there's a new building program, and of course that takes time. But at the moment, we have the emergency housing and we need it. Berlino assorbe circa il 5% dei rifugiati che arrivano in Germania. Gli altri sono distribuiti tra gli stati federali. Le comunità locali al collasso fanno pressione sul cancelliere Scholz perché li sostenga nel far fronte a una situazione che dicono drammatica. Abbiamo lasciato Berlino e siamo diretti verso la cittadina di Neu-Hardenberg. Qui le autorità locali dicono di essere in grossa difficoltà a causa dell'alto numero di rifugiati presenti. Neu-Hardenberg è poco distante dal confine con la Polonia e da 10 anni affronta la sfida dell'integrazione dei rifugiati.
Attualmente ci sono 500 profughi su una popolazione di 2.000 abitanti. Per il sindaco, la cittadina non può ospitare più nessuno. Also mit Nachdruck dem Landkreis auf unsere Probleme aufmerksam machen, auch um Hilfe bitten. Ja? Also seit 2 Jahren, der uns ja die Flüchtlinge zuweist, mittlerweile geeinigt, dass wir also eine weitere Erhöhung an Flüchtlingszahlen definitiv nicht mehr verkraften werden. Un comitato di residenti si riunisce una volta al mese per discutere le misure da adottare per facilitare l'integrazione ed evitare potenziali conflitti. La sfida principale, secondo il sindaco, riguarda la mancanza di una sistemazione adeguata per i rifugiati. Uno dei membri del consiglio mi porta al cosiddetto Pentagono, un gruppo di edifici un tempo utilizzati dall'esercito. Tutte le famiglie di rifugiati ospitate in città vivono in un singolo edificio, per la maggior parte in appartamenti condivisi. Es gibt sehr wenig Sprachkurse. Es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten hier in dieser strukturschwachen Region und diese Frustration, die macht sich eben Bahn in mehr Gewalt, in Depressionen, auch in Drogenkonsum. Und das geballt in so einem Ghetto, in einem Wohnkomplex, das ist halt ein Problem dann für die gesamte Gemeinde. L'intero sistema di accoglienza dei rifugiati in Germania è al limite e l'integrazione ne risente. Ma la problematica va oltre. Il dibattito politico sull'immigrazione si è infiammato con la vittoria del partito di estrema destra AfD alle elezioni locali dell'anno scorso. Torno a Berlino per discutere con un esperto della svolta di Scholz rispetto alla cultura dell'accoglienza dell'era Merkel. I controlli alle frontiere con Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca sono in vigore da mesi. I sussidi per i richiedenti asilo saranno tagliati. Scoraggiare gli arrivi è la nuova politica. Il mio esperto non si stupisce. The current government, when they took office, they signed a coalition agreement where they said we want a shift of paradigm in migration policy. There are a lot of people who say, you know, 2015-16 should never repeat, where more than 1 million Syrians mostly came to Germany. The Conservative Party is going into a much more stricter and tougher rule. With this really large numbers and also this whole feeling of losing control by the many people in the electorate, the discourse got much more agitated. Of course, also with the success of the right-wing populists, the Alternative for Germany. E a gennaio il dibattito politico è andato ben oltre a una semplice agitazione. Più di 1 milione di persone sono scese in piazza in tutto il paese in una settimana di mobilitazione. È stata la risposta alle rivelazioni secondo cui il partito di estrema destra AfD avrebbe incontrato esponenti neonazisti per discutere di piani di deportazione di massa. Il cancelliere ha condannato l'AfD, tuttavia la polemica sulle deportazioni scuote anche il governo. Olaf Scholz ha dichiarato di voler deportare più persone, più spesso e più velocemente per frenare l'immigrazione illegale. A Berlino si moltiplicano le manifestazioni contro l'estrema destra. Si teme che l'ascesa dell'AfD possa portare anche il governo su posizioni sempre più radicali in materia di immigrazione. For the first time after the Second World War that a very open fascist party is rising to power, especially in the east of Germany. We have at one side a government which is moving to the right and also on the other side a mass movement from the very right, and this dynamic is part of the problem. Lascio Berlino pensando che con la politica migratoria non si perdono o vincono le elezioni. I piani strategici a lungo termine hanno più chance di successo che risposte drastiche e immediate, secondo gli esperti. Per questo anche i paesi guidati da partiti di destra spesso non riescono a contenere l'immigrazione clandestina.